Buon pomeriggio, buon pomeriggio a Tulemon, oggi è martedì 6 febbraio 2024, sono le 15.38, avanti tutta la bianconera, avanti tutta! Juventus, 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 Non ci credono, Virmone, non credono più allo Scudetto, ma che Juventini sono, ma che vergogna! fino alla fine, si sì. si sì, sì. sì. Juventini fino al midollo, poi appena segna l'Inter con l'Inter, segnato da Juve, cioè Gatti ha segnato per l'Inter, no? E subito a non crederci più, che vergogna, che vergogna. Allora, sentite, posso provare una cosa, non l'ho detto nemmeno a Virmone, c'è il tasto dell'eco per la SMR qui, no? Vorrei un attimo provare con voi, un attimo, vediamo ah, se si sente... Se ticco, 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 ticco a alle... No, non si, senti, la... si senti, non si sente, È troppo basso. È basso l'eco. Allora, Tico Tico si sentiva, ma allora. No, poi dopo, No, no. l'eco c'è, un po' di eco c'è, eh, devo dire. Aspetta, devo imitare. Calle. E benvenuti va. a Lega Conera, dove il circo massimo non c'è più! Vabbè, ok, ottimo. Grazie mille, <ride> fortunatamente non si sente un cazzo, ottimo. Se sussurri, Vabbè, eh ho capito, se sussurri, Come cazzo ve la fanno l'SMR se non la fanno sussurrata? Va bene, va bene, va bene. Buon pomeriggio, buon pomeriggio. Virmone, come stai? Raffreddato, però sono carico. Bene, bene, Caricare. bene, sei carico, sei carico, sei carico. Salutiamo i ragazzi che sono in chat, a partire da Samuele, ciao Samuele, ciao Forza Juve, ciao Grande Fratello, Grande Fratello 92, io lo leggo così, GF, Grande Fratello <ride> me lo devo leggere, GF, ciao GF, ciao Roby, ciao a tutti i partigiani della Brigata LB, in lotta contro il regime allegriano, <ride> molto bene, dualipismo, buon pomeriggio maledetti puzzoni allegriani, eh, buon pomeriggio il direttore, oggi eh, emozionato per sentire la, la vera voce del direttore, non è che... Sia sta grande cosa. Ciao Dean, ciao Deligno. Oh, buongiorno a tutti. Avete letto il tweet di Oppini? Non lo so, hai letto il tweet di Oppini? Sì sì. sì. sì, ho letto fare no. Ah, ma perché io ho letto solo la prima parte, cioè ho detto fra un po' vi sgancio la bomba da, da, di Brambati. però sì. poi l'ha sganciata anche? O deve ancora sganciarla? <ride> non so a che ora va in bagno io solitamente dopo il caffè, quello vero eh, ho quella reazione un po' chimica no? eh, però non lo so a che ora la sgancia, brambati va bene, ciao Smitsiger, Maccas Allegri, ciao Space Spacecat ciao Vincenzo, ciao buon Sanremo, domani soprattutto parleremo di Sanremo e facciamo la diretta meglio Anterista che Allegriano, c'è cioè Valerio c'è cioè Antonio, aspettatevi per i botti che devo andare a prendere mia figlia da scuola, pensa un po' te va bene, ciao Bercio, ciao Tirzan ciao a Giorgio Ah, che bello caffè, pure a Maglielosanne fa... Eh, lo sì, lo sappiamo fare anche noi, io lo faccio con la macchinetta, però è eh, niente, moca. Tu lo fai con la moca o con la macchinetta? Sei un consumatore eh, di caffè, non te l'ho mai chiesto. Sì, sì, caffè, caffè nel consumo, e avevamo la moca, però da un anno e mezzo più o meno ho comprato quella con le capsule. Perfetto, intanto Nicola Dever ci dà il sostegno per comprarci altre macchinette del caffè. Grazie mille Nicola. Grazie mille, Nicola. Quanto fai con l'ive ancora? 17 mesi. Speriamo che non sia l'unica sub che arriva in questo caffè. Ciao Marchige, non me l'aspettavo questa live. In che senso? Siamo andando tutti i giorni, il sì. so. Vabbè, non se l'aspettavo. Il nuovo mi microfono fa cagare ti sente di merda. Ma seriamente? Ma che cazzo dite? Seriamente dite? No. no, ma non è no, no, guarda che si sente bene, okay. soprattutto, soprattutto non c'è non c'è il singhiozzo dopo la musichetta questa è la cosa no ma chat ditemi perché qua se no facciamo il reso da Amazon che mai fatti dei resi così bene Amazon mai fatti resi che proprio re... ma fantastico grazie Jeff buongiorno Tiago Motta next future coach of Juventus calmi ciao My Freddy. ciao Edward che croccante direttore poi eh, testa di glande ma che cazzo, Nick guardate il tweet di opinioni. non te preoccupare poi c'è Antonino il grande. Lo sai che ho, ho dato i poteri ad Antonino per quanto riguarda anche il server Discord, perché un moderatore è giusto che lui abbia i poteri è giusto Bravo. che lui abbia i poteri e io l'ho definito ieri non me ne vogliono gli altri, il cocco del direttore. Gli altri sono già partiti ah. le gelosie. Ma no, ma perché non io? Perché non. il cocco del direttore il cocco del direttore. Beh, Ciao, può, scriverlo, di... può scriverlo sul cv, Antonino, sono. Sì, sì, moderatore... Che... Il cocco di... esatto. moderatore Ciao, Esatto, ciao Grazi, ciao Lupen, ciao a Max Colas, eh, che cos'è questa clamorosa notizia di Bermati come ha scritto l'Allegriano Pini, non lo so, non lo so, non lo so, eh, buon pomeriggio a Marco, Zuliani sciocca Juventus, Vigliani non è Juventino, vabbè dove sta la notizia? Dove lo shock. Vabbè. Ciao Ivi Uh, forza Juve dai veri Juventini, poi uh, non lo stai sfruttando al meglio questo microfono. Ma perché, mo'? Ma che cazzo dite? Ma è incredibile. Va bene. Ha sganciato una scoreggia, eh, Brambati poi. Attenzione ragazzi, voi non siete stanchi di essere definiti tifosi di serie B perché non accontenete questa mediocrità, ne parleremo perché c'ho qualcosina da farvi vedere. Poi alle 16 caffè e sigaretta per Oppini, le live per Sanremo escludono il caffè? Assolutamente no, ma, che, ma per chi ci avete preso come gente che non ha voglia di fare un cazzo? No, domani caffè e Sanremo e Birmone prendi tu il termos di caffè domani notte perché alle 2 si finisce, alle 2 so si che... finisce. Eh, io, non so rigo, eh. io non so se rego perché... <ride> <ride> serio, serio. In questi giorni sto andando a dormire presto e mi sto svegliando presto, quindi bene, non so bene, se lo leggerò. Bene. Ma ti do una notizia, Fabio: probabilmente venerdì sera insieme a me ci sarà anche Virmina Benissimo, molto bene! Molto, molto bene. Molto devo, bene, devo, bene. devo cucinarla, devo cucinare, devo cucinare. E non lo dire ad alta voce che ti dirà uno scappellotto là dietro e non farebbe non anche bene. Non non okay, ok, ok, allora ciao, Deligno. Ancora, buongiorno a tutti, diretto Ma fatta rapa, ma non lo so perché l'ho cantato così. Poi, uh, macchinetta mai solo moca. Macchinetta che usa la moca, che macchinetta <ride> che usa la moca, eh, Ce l'avevo anch'io. Credo che sia quella. Praticamente è una moca gigante tipo che tu la puoi collegare alle Al cioè principio è quello della moca. Però è elettrico e ha un timer, quindi sei anche tu che scegli a che ora accenderla, robe di questo genere. Credo sia questo. Perfetto, perfetto. Il rapporto tra me e Antonino, dice Din, è come il rapporto privilegiato tra il canne e dalle. <ride> 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 e poi la risposta è: Non rosicate, non rosicate, molto bene, molto bene, molto bene. Allora, venerdì live imperdibile. Mi sa che no, eh, ma mi sa che me la perderò. Vabbè, ragazzi, dura tanto. Immagino che un po' in tempo ce la facciamo. Anche io dice Andra, ho oh, macchinetta con moca. Poi Sanremo meglio dell'Alegrentus moca elettrica per ivi, caffè filtro per Bravo. Vincenzo. Ottimo, ottimo, ottimo. Birbone, chiedo: sono talmente tanti gli argomenti che non so da dove iniziare. Ti do una lista: Emiliano i Faziosi Baciago sì. eh, sì. la gente di Tiago Motta un, fai un po' tu, per me è uguale io, io comincerei da, da, dalla gente di Tiago Motta perché leggendo, ah, di Tiago Motta. Sì, è una roba leggera secondo sì. me la liquidiamo anche velocemente perfetto, la gente di Tiago Motta che è intervenuto eh, a Radio Kiss, Kiss Napoli quindi eh, una radio che si occupa, proprio, credo che sia la radio ufficiale della società sportiva Calcio Napoli eh, però andare a casa degli altri no, e dire, ma sai che questa moquette mi fa cacare, presuppone anche un certo carattere, devo dire, non è da tutti. Sentite un po', agente di Tiago Motta a ah, Radio Kiss, Kiss. futuro, sicuramente non a Napoli, è proprio così, l'agente di Tiago Motta, cioè, solitamente eh, se sei un agente cerchi anche di... Mettere buone parole per tutti, cioè Napoli, bella città, eh, vedremo. Comunque, eh, sì, felici, sì, sì, felici so, Per esempio, ama prendere un, un caffè uh, a Napoli, ama, ama Scampia, ama, non lo Felicini. so, il mare. Felicini ah ma la, la, la pizza e Napoli, non la fa nessuno, eh, e, e invece, 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 proprio gli ha detto di no. Sicuramente non Napoli. Dario Canovi, agente di Tiago Motta, ha rilasciato alcune dichiarazioni di microfoni di Kiss, Kiss Napoli in merito al futuro dell'attuale allenatore del Bologna. Motta non conosce ancora il suo futuro, ma sicuramente non sarà a Napoli l'allenatore del Bologna non, non verrebbe a Napoli nemmeno se De Laurentiis li comprasse Zirzè e Calafiori a altri progetti per il suo futuro. Cioè, ma, ma, anche, ma per posso dire che io lo, già lo amo, io, so, io l'ho già innamorato prima, ma adesso lo so ancora di più. Violentissimo, veramente, cioè proprio li ha disintegrati. E oh babà, beh, mi fa pure cacara, ha detto pure, ha aggiunto pure, e oh babà, mi fa schifo. Ma, ma, non, ma non ha motivato questa cosa? Cioè, nel senso davvero, com... cioè, non c'è una motivazione poi? Eh, no, apparentemente no. Allora, quello che si sa, ma deriva dalla settimana scorsa, da, da, dall'estate scorsa, scusatemi, dall'estate scorsa, che appunto, come dice Andratos, De Laurentiis ha cercato sì. di portare Tiago Motta a Napoli, ma alla domanda di Tiago Motta, scusi. Ma per esempio, con chi mi dovrei interfacciare all'interno della società sportiva Calcio Napoli? C'è un direttore sportivo. Si senti dire direttore sportivo? Sono io il tuo direttore sportivo, Aurelio De Laurentis, patron della Filmauro. E lì, Tiago okay. Monte ha detto: Scusi, eh, no, gra no, grazie, no grazie. Quindi è proprio quest questione di progetto, diciamo. E pro immagino che. Beh, tipo io non è che voglio venire a parlare col padrone tutti i giorni, io voglio fare un progetto con delle figure chiave che non siano per forza il proprietario della squadra. Vabbè, sì, allora ci sì. sta, dai. Ci è una motivazione... Eh... Che ci sta, no, no, calcisticamente nobile direi. No, eh, voglio lavorare sì, con gente sì. seria, non che il NAMB non sia serio, ma comunque co conosciamo il personaggio abbastanza istrionico No, eh, vuole decidere, ce lo dice spesso. Kraft è un'azienda eh, a ragione familiare quasi, e quindi non vuole andare a Napoli. Nessuno vuole ADL come presidente. Io so anche che Conte ricercato, vabbè, questo è di dominio pubblico, Conte l'ha ricercato De Laurentiis, Conte dice Napoli sarà per un'altra volta, sarà quando cambia il presidente, va bene eh, però focalizziamoci sulla prima parte della frase Virmone non ha deciso il futuro, ha altri progetti, non in Napoli, ha altri progetti eh, secondo te che progetti ha Tiagomo, che cosa fa quest'estate Tiagomotta, Milano Marittima, Guarda. Ibiza allora, Tiago Motta è, è sicuramente, qualora la Juve dovesse salutare Massimiliano Allegri, Tiago Motta è sicuramente uno dei candidati, lo diciamo tutti i giorni. Eh, L'unica cosa ufficiale, tra virgolette, che sappiamo è che eh, Giuntoli lo apprezza, Giuntoli lo seguiva e può essere quindi un, un indizio. Non credo che rimarrà a Bologna un altro anno. E quindi il problema di quello che succederà quest'estate con Tiago Motta è, è uno solo. Cioè, quello che, quello che bisogna capire è: noi saremo la prima scelta di Tiago Motta, e, e quando ti dico questo voglio dire che ci, chi si propone a Tiago Motta sono, che ne so, appunto, Juve, Napoli e Milan. A quel punto è ovvio che tu sei in cima alla lista. Ci sono però, bravo Andratos, forse proprio con te ne parlavamo prima su Discord, secondo me ci sono delle realtà europee che in un modo o nell'altro possono essere ricollegate a Tiago Motta, che secondo me un pensierino su di lui potrebbero farlo. E a quel punto allora la Juve non è più la prima scelta, Fabio, diventa la seconda o la terza, secondo me. Perché le squadre di cui parlo appunto possono essere o il Paris Saint Germain, anche Però, se non so, perché non... dovrebbero mandare via cambiare Luis tutti in no, carica esatto. allenatore. Mi sembra un po' esagerato. Esatto, esatto. Il Paris Saint Germain non vedo perché dovrebbe mandare via eh, Luis Enrique C'è il Barcellona che è comunque una squadra in cui Tiago Motta ha giocato. Sappiamo che dovrà cambiare allenatore perché Chavi ha annunciato che andrà via. E quindi è secondo me per qualche piccolo indizio pescato qua e là una che potrebbe corteggiare eh, Tiago Motta. E a quel punto verrebbe da chiedere, cioè, Tiago Motta dovrebbe decidere qual è il progetto che, che lo convince di più. E se la scelta è tra le italiane, io penso che lo vedremo da noi. Ma se si infila nella corsa qualche squadra europea, anche il Chelsea, qualcuno ha scritto esatto. E allora lì, allora lì diventa complicato perché quelli magari hanno, hanno più soldi, anzi, senza il magari hanno più soldi, e quindi sicuramente ti fanno un'offerta economica più grande, hanno più potenza economica, e quindi magari possono anche soddisfare dei tuoi capricci sul mercato. Eh, non lo so Fabio, non lo so io come, come ti ho detto ieri e come continuerò a ripetere da qua fino a giugno io non ho la certezza assoluta che Tiago Motta sarà il prossimo allenatore della Juventus. Eh, esatto, esatto. Credo che sia uno però dei candidati. Allora aggiungiamo dei pezzi a questo puzzle di Tiago Motta. Uno, eh, come ce lo ricordano in chat, credo due settimane fa. Il giornalista più importante al mondo di calciomercato perché lo è? Poi uno mi per, potrebbe anche dirmi perché lo è diventato e non lo so. Eh, ha affermato che Tiago Motta gradirebbe, non so se per volontà sua o per volontà delle altre degli altri club europei, che resterebbe volentieri in Italia ad allenare un grande club della Serie A. E questo è un elemento. Il secondo elemento ce lo dà oggi un giornalista bolognese che noi abbiamo anche avuto il piacere di ospitare qua in live più volte. Ehm, ti fa per il Bologna, lo sappiamo che ti per il Bologna, non c'è niente di male. Non è Zazzaroni, ve lo dico subito, <ride> <ride> ed è, è Massimiliano Nerozzi che oggi sul Corriere della Sera scrive questa cosa qui: papà papà. Pa, pa. Allegri e il futuro alla Juventus spunta una telefonata a Tiago Motta. Ora io non so se. Io sono un po' in difficoltà perché. Perché mm. ieri notte, Virmone, tu hai letto il redazionale ieri notte? L'hai letto? Vado a dormire presto, te l'ho detto. Vado non sto scherzando, sto andando a dormire. Se tu legge... No, perché. Allora, <clears throat> dai, lo posso dire, tanto è un amico nostro, cioè un, un LBR. Noi abbiamo un insider milanese. Che finisce per che inizia il suo nome per Z e finisce per A. che L'anno scorso, mentre io ero, io ero in live disperato per dire stanna stanno a Pia Luca, che stanno prendendo Luca. Luca, 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 lui mi disse: Guarda, che Luca con la Juventus non ci andrà. Io per un mese e mezzo ho sofferto per un mese e mezzo tu ben sai, tutti i giorni che svegliavo, non è che arriva adesso, e mo fa le visite, e mo lo prendono, e mo lo comprano, e è mo... è zenigada, sì, zenigada, rispettore zenigada, sì. Eh, ieri sera, senza che nessuno dicesse nulla, eh è uscito con qualche telefonata a me risulta. Ora io non voglio, ragazzi, vi prego, vi prego non siamo insider, non siamo gente che vuole comprarvi con le voci di mercato. Prendete tutto con le sacrosante molle, con le sacrosante molle. Poi con chi ve la prendete? Con Zebra? Ops, ho fatto il nome. <ride> eh, ma non ci sarebbe però... niente di strano, eh. Sì, perché magari la telefonata è. Ma nel caso tu ci saresti, ma, ha, ma mm, secondo me non arrivi neanche a quel punto lì. Cioè, secondo me, io adesso ovviamente non, non sono in quell'ambiente lì, però secondo me queste persone qua, soprattutto magari i, i dirigenti e gli agenti, ovviamente, non i calciatori, stanno tutto il giorno al telefono. E io sono sicuro che anche magari un giunto lì, magari una volta alla settimana, la telefonata gliela fa. Ma sai quelle robe proprio da pubbliche relazioni? O sì, magari, sì, chiami, sì, sì. magari chiami il dirigente del Bologna e gli fai i complimenti. Uè, com'è andata? Eh, eh, hai ah. visto? Che... Cioè, capito? Cioè, figurati se non si parlano questi. Quindi che se gli hanno fatto una telefonata io non, cioè, non, non mi stupisco. Mi stupisco se siamo già sbilanciati verso quello che hai detto te, cioè ma nel caso, non lo so. Esatto. Esatto, leggiamo comunque questo pezzo, questo invece è il Core della Sera. Eh? Quindi voi vi do la voce di Zebra che è ufficiosa. Questa già assume un'importanza differente perché eh, il Core della Sera se non è il primo, e il secondo quotidiano più letto in Italia. No, ragazzi, eh, Nerozzi. Massimiliano Allegri e Librusine lo spogliatoio sulle dichiarazioni post-gara di San Siro accusa il suo manifesto programmatico del quarto posto. Il tran tran del percorso, eh, vedo che succede poi se mai graffio, più che il traguardo di San Siro riapre i cineforum su Max Allegri e la sua Juve, dai social alle tv eppure lui è sempre lo stesso, se no nel 2019 Madama mica l'avrebbe cambiato cercando la contaminazione tra il pragmatismo dei risultati e l'estetica del gioco. Mettere Chiesa insieme al Diz mi sembrava un rischio, osservava il tecnico l'altra sera. Come dire, a volte cercare di vincere significa anche rischiare di perdere, in fondo l'Inter ha fatto festa di corto muso su autogol, eh, ma c'è pure il manifesto programmatico del quarto posto, se comprensibile per i libri contabili inizia ad alimentare brusì dall'oggione dello spogliatoio e questa è già una voce nuova comunque eh? parla mm. di brusì dall'oggione dello spogliatoio Pensiero strisciante: la Juve partecipa sempre per vincere le partite e i campionati. Di più se hai chi ha giocato la finale del mondiale, nazionali e un centravanti da 80 milioni di euro, anche se ci sono concorrenti che con il tempo sono diventati più forti e favoriti. Tra parentesi, l'Inter. Dopodiché, certo, eh, c'è stata la buffata di imprevisti: dalle scommesse di Fagioli al doping di Pogba, passando per gli acciacchi di Chiesa da ombra da partito, del partito a ombra di toppe partite. Un estimatore di Allegri a casa Juve ce ne sono, riassume stop di Guain, gol e vittoria per 0-1 a Napoli dicembre 2017, stop di Vlaovic palla fuori, 1-0 Inter, semplice chi è questo estimatore di Allegri che sta all'interno della continassa? Nicoli Mirko Nicolino, chi è? Gaetano? No, non credo che sia lì comunque ma che... Perché... Che Allegri eh, abbia degli estimatori, per forza, perché se facesse... Normale, non, non sarebbe lì, altrimenti, no? Scusate, eh, ma, ma sarebbero scemi, o oh no, è arrivato quello, però non lo voglio licenziare. No, è ovvio che ha degli estimatori, ragazzi, ma non scherziamo. Ma anche Giuntoli, eh? Giuntoli, sì. ragazzi, quando, quando ne tesse le lodi, è ovvio che un po' la romanza è un po' esagera, ma non pensate che... Che, che, che giunto lì pensi di Allegri quello che pensa Piero Sall. Oh, a me che è venuto è... Nicolino perché ha scritto veramente ha scritto qualcosa proprio uguale. Il tweet identico ieri. Cioè, Ho detto, mm. ma è Nicolino che l'ha scritto. Ma non sta la continassa Nicolino, voglio sperare che non, stia, che non faccia lo spin doctor di Allegri. Sarebbe molto grave che mm. facesse lo spin doctor di Allegri, ma non tanto per Allegri, ma tanto per Mirko Nicolino. Mi verrebbe... Vabbè. Okay. Uh, andiamo avanti. Andiamo ah, avanti. No, no, no. Eh L'ultima tre, tre righe. Uh, forse troppo semplice. Nell'attesa c'è chi ha dato un colpo di telefono all'entourage di Tiago Motta nonostante Allegri abbia ancora un altro anno di contratto. È e finisce, è finisce qui. <ride> Vabbè, dai. Nerozzi va nel deep web e poi produce content per il Corriere. E anche cioè, per io... il caffè di Live Bianco Bianconera. E, anche, e poi di conseguenza per il caffè di Live Bianco Bianconera. Quindi è tutto, è tutto un cane che si morde la coda. No? Siamo in loop. E, sì. Ma va bene così. Cioè, io, io non penso che. Cioè, io penso che sta voce della telefonata gira. Uh, L'ha detto, detto anche Zazzaroni. Quindi sta, da qualche parte sta voce della telefonata gira, da qualche altra parte ci sono le smentite sulle telefonate, va bene così, cioè, va bene così. Comunque l'importante è che se ne parli perché è vero che magari si bruciano i nomi, però il fatto che se ne parli vuol dire che tutta questa certezza di proseguire non c'è, ragazzi. E, soprattutto dopo la partita di domenica cioè la partita di domenica poteva essere veramente ma sai Fabio dimelo te vai a, vai, a, vai a Milano giochi spregiudicato e la vinci tu 3 a 0 eh, magari magari un pensierino ce lo fai no? sul rinnovo ma Beh, adesso sì, 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 sì. ma certo. adesso proprio no adesso proprio no quindi usciranno ancora tante voci probabilmente fra un po' si ripescherà pure il nome di Conte o, oppure qualche altro nome, è il balletto è il balletto, poi bisogna capire cosa c'è di fondato cosa c'è di infondato, se la telefonata c'è, se la telefonata non c'è e da qua staremo... a giugno c'è da fare da qua a giugno su. Ci, saranno, ci saranno tanti altri, altri momenti come questo secondo me staremo a vedere, staremo a vedere eh, da Contraltare, allora anzitutto dato che lo state dicendo in tanti io rispetto tutti voi ragazzi e vi voglio molto bene lo, lo sapete però proprio perché vi voglio bene vi dico, sì, sognate quanto volete, il calcio mercato è bello, se non si sogna con il calcio e col calcio mercato, per cosa si sogna eh, per quanto riguarda il mondo sportivo? Cercate almeno però di non farvi male, perché leggo, Klopp, è... Klopp, Klopp, oh. ragazzi, Klopp prende troppo, Klopp il prossimo anno ha deciso di restare fermo. Potete sognare, sì, io sogno, non lo so, eh, di vedere un giorno e... Eh... Biliano Bappè con la maglietta bianconera. Ma lo posso sognare? No, eh, alle due di notte, mentre penso, eh, appunto, a, faccio dei sogni erotici sulla Juventus invece di farli su qualche bella figliola. Detto questo, detto questo andateci piano, andateci piano sì. perché se no vi fate male, ecco. Eh, sì, anche per tu. Questo... È, 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 vero che, è vero che le parole dei, dei protagonisti dello sport vanno sempre presi con le pinze però a me Klopp è sembrato abbastanza sicuro di quello che, che ha detto quando ha parlato di nessun club e nessuna nazionale io penso che l'ultima decade per, per Klopp sia stata effettivamente una decade di lavoro intensa, stressante pesante, comincia ad avere anche lui i, i suoi anni e Tro trovo plausibile che voglia prendersi una pausa. Non, non ci trovo certo. niente di strano. E, certo. e questa è la prima cosa. La seconda cosa, ragazzi, non, vie non, non viene in, in questo momento storico alla Juve, dove c'è da pigliare ragazzini e valorizzarli. Non, non viene in questo periodo storico qua. Klopp. Viene, Klopp viene in un periodo storico in cui a ogni sessione di mercato puoi spendere 100 milioni. Certo. Eh, allora, ragazzi, anche qui io cerco di... sono buono e caro, eh, ma quando parliamo cerchiamo di essere molto chiari. Sì, scrivevi, sta cosa da parte vostra non la capisco. Volete Conte? Lui prenderebbe di meno. No. Uno, ma chi ti ha, detto... ha detto che vogliamo Conte? Uno, <ride> due, chi ha detto che arriva Conte? Eh, due, tre, Vi abbiamo... anzi, se c'è una cosa che abbiamo sempre detto non ci sono i soldi né per prendere Conte, né per prendere Klopp, né per prendere Ancelotti, né per prendere fatemi voi altri nomi non c'è ci... l'intenzione di prendere un allenatore affermatissimo già con il palmarès Zidane, perfetto Zidane non arriverà alla Juventus ok? Non vi sto dicendo non viene perché non mi piace non viene perché vi sto dicendo che in casa Juventus c'è Potrebbe esserci la voglia di cambiare, sì, certo che sì, ma nel caso in cui ci fosse un cambiamento, sarebbe un cambiamento low cost. Più di questo non sappiamo come, come dirvelo in tedesco, in francese ma anche perché in non lo diciamo noi, anche perché non lo diciamo noi, ma ce lo, ce lo hanno fatto capire tutte le volte che hanno intervistato la nostra dirigenza. Cioè abbiamo sempre sentito dire che appunto il e poi anche nei fatti, ragazzi, lo vediamo anche nei fatti. Guardate le ultime due sessioni di mercato su che profili di giocatori siamo andati. E siamo andati su dei profili di giocatori di un certo tipo e che quindi non necessitano di un impegno. Troppo grande dal punto di vista economico e per l'allenatore si farà la stessa cosa, cioè non è che prendi una squadra di, di, di cioè non fai una squadra di giovanissimi di, e, e poi ci sbatti dentro Klopp, non ha senso secondo me. Certo, eh, quindi neanche per tenersi allegri a 7 milioni, ecco per esempio, ne ha, no, neanche per tenersi allegri con un rinnovo di contratto che è quello che dovrà avvenire se Allegri restasse sulla bacchia della Juventus nella stagione 24-25, no, non se ne parla nemmeno, Miguel B, non se ne parla nemmeno. I 7 milioni allegri, se li scorda, se li può dimenticare. Questo è. Ma come se li può... Ma non è questione perché a noi ci sta antipatico Allegri. Vi faccio un altro nome. Chiesa 8 milioni se li può dimenticare. Vlaovic 12 Dunque. milioni se li può dimenticare. Rabio 8 milioni se li può dimenticare. Non è questione a me, Allegri, Conte, Zidane, Klopp, eccetera. Questi soldi la Juventus non ha voglia di investirli oggi per la squadra del prossimo anno. Io rispondo e sono d'accordo con Papir. Meno male si torna a fare calcio sostenibile, progettuale, tanto abbiamo visto che i risultati migliori anche quest'anno in un'innata che per me interessa il giusto, ma che sta dando qualche frutto. I risultati, le cose più belle le vediamo con i ragazzini, che ci facciamo noi in casa. No, vediamo anche su lei, frosinone ragazzi, su lei in doppia cifra di gol e credo che arriverà anche in doppia cifra di assist a questo punto. Quindi. Cerchiamo di fare la Juventus e faremo la Juventus, abbiamo preso Giuntoli dandogli 5 anni di contratto per spendere poco cosa 4 4, 4, 4 anni? No, erano 5, mi sa sai? No, no, sono 4, sono 4. 4, vabbè. Eh, sì. Comunque l'abbiamo preso, preso per, per farli fare un progetto sostenibile nel tempo. Questo è, questo è. Uh, Grazie Fabio, avevo già l'idea. Però una domanda: la Juventus andrebbe andrà ad Allegri con un'offerta da tre e mezzo. Lasciamo stare, se lo accenderebbe, questo non lo sappiamo. Non te lo se io ti dicessi sì o no, ti prenderei in giro, non lo so. Se io ti do una, una, una versione mia, secondo me non ci sarà manco una trattativa. Ma magari invece ci vanno, non lo so, Virmone pensa che ci vanno per blessare. Io, sì. esatto. io penso di sì, esatto, penso di no, cioè, ma è uguale. Fabio lo sai, glielo dico anche a Miguel B, secondo me è, è una mia idea, eh, ripeto: non è un'insiderata, non, non c'ho la fonte, è una mia sensazione. Dato che la Juve non può permettersi un esonero, perché comunque un esonero costerebbe tanto, gli proporrà un contratto di mezzato spalmato du su due, sperando che Allegri non accetti. Io penso che succederà questo, ma non ho la sfera di cristallo. No, ragazzi, è quattro anni, aggiunto, lì non cinque. Guarda che cinque, Fede. Di che no, no, cinque. sono sicuro. Eh. Sei ma figura... sei sicuro? Sono sicuro io, sono cinque. <ride> vabbè dai, oh. giugno Io 28. Non ci ricordiamo, ai ai ai, sì, signor Birmone, lei mi casca sugli anni di contratto. Non so di che ero quantissimo fosse 4. Esatto, mm. esatto, esatto. Secondo voi la voce, la, 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 non, la non uscita di Ealing a gennaio è indizio della cacciata del Fampino? No, c'entra niente. No. Uh, è un indizio che lo vogliono tenere, eh, sper speriamo che lo vogliono tenere, a me piace Eiling, ok? Uh, va bene, va bene, va bene, va bene. Allora, quindi vi abbiamo dato la notizia del, la gente di a Radio Chischis Napoli, la, eh, la notizia, possiamo parlare di notizia, di Nerozzi sul Corriere della Sera, Adesso dobbiamo leggere l'altra campana, perché noi siamo, vedi, noi siamo una live veramente democratica. Diamo spazio a tutti. Dicono voi siete anti allegristi, voi non parlate di allegia. Eh? Noi leggiamo tutto. Noi siamo la vera live dell'amore, anche per Guido Vacciago. Guarda un po'. Questo è tutto sport di oggi, meraviglioso. Tutto sport al quale voglio ripetere sempre, no, perché magari Vacciago mi si incazza e Guido, io pago per leggere tutte le mattine il tuo giornale, io sono abbonato a tutto Sport. Non so quanti abbonati hai in Italia, ma io, anti-allegrista nel sangue che mi odi, sono abbonato. Sono abbonato sia al tuo giornale, sono, vedi, di Partizan, al tuo, a quello di Zazzaroni e pure alla Gazzetta. Pensa un po' a te dimmi chi è nel 2024 devi trovarmi un lettore di 33 anni tra due mesi 34 secondo me sono l'unico abbonato ai tre quotidiani virmone a 30 uno dei 33 anni, a tre, anni me, ma, ma chi legge in italia ormai ma lo dico anche purtroppo eh. chi legge ormai i quotidiani in italia pochi 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 pochi, pochi. perfetto futuro allegri a me fa ridere pure la copertina perché mi sembra ma infatti è orrendo: Dr. J... Dr. Jekyll e Mr. Hyde no? C'è uno che guarda e dice fermati tu, uh! cosa c'hai in Futuro mano? Allegri decide Max, no? Nulla che c'ha in mano, che è? ah niente. è aperta, no? Scusami, sì. <ride> praticamente qua con gli occhiali da lontano. No? Il polsino mi sembrava la maglia, la, la mano mi sembrava la mano che stava impugnando sì. qualcosa che mi sembrava un boomerang ma in realtà è la sua mano. Eh, aspetta, zoomiamo. Ma poi zoomiamo. Perché mettere due foto così di Sue e di lui? Beh, ma sembra che sta salutando il duce. Mi so, Allora, Verissimo, poi così, tutto, eh sì. tutto inducito proprio. Eh sì, eh sì, eh sì. Va bene, eh, quindi questa è la prima pagina. <ride> e qua invece è più... Qui è, che è un po', un po', no, no come si chiama sì. quello del giornale? Come si chiama quello che stava con la Santa anche Come si chiama? Sì, Mannaggia. Sì, Posso dire che assomiglia un po' a Sallusti, Allegri? Sì, a quella somiglianza anche... con Sallusti. Ma anche un po', allargamelo un po'. Allargamelo. E vedi, poi sì. col dolce vita così, sembra, sai, un sì, tipo sì. un filosofo esistenzialista, no? Sì. Che <ride> me, lo, me lo immagino che cammina tipo... Sulla banchina di Marsiglia in mezzo alla nebbia, con le mani in tasca, depresso, un personaggio così. Sì, 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 sì. No, eh, Sembra che stia facendo i gargarismi. Che, che, spero eh che capire. Sta facendo i gargarismi. <ride> Vabbè, sarà Allegri a scegliere, anco a scegliere ancora Juve o l'addio? Questo è un articolo, ragazzi. L'ho letto prima, eh, non lo leggo perché non c'è scritto niente. Ve cioè, lo dico <ride> sinceramente. No, Molto lo scrive sì. Salan Salandin. Eh, sì. Vi leggo semplicemente. Sì, uno che lasciamo lo stare, che c'è anche una certa sì. età, ma lo, lo salutiamo. Max non intende. Proseguire... Sì, si, si, si chiama Stefano sì. Salandini, come è? certo è italiano. Magari sì, non tipo... fosse italiano, magari non sì, fosse un tipo arabo, Salahaddin. Sala, sala sembra... Vai, dai. Vabbè. Vai, vai. Eh, Max non intende proseguire il in regime di scadenza, valuterà la proposta con le sirene arabe sullo sfondo. Si sta già andando in Arabia. Quello che invece volevo leggervi e questo Ma le qui... sirene arabe portano sì. il burka Fabio. <ride> che cringe. Che cringe veramente. Dai, vai, leggi, leggi, sto zitto, sto zitto. Va bene, va bene. Leggiamo l'editoriale, quello che ci interessa sulla nostra sinistra eh, è l'opinione Guido Vaciago. Max e il dibattito troppo polarizzato. Lo scriveva Ciago. posso dire che questa è un'accusa a noi, è colpa no. nostra. E eh, lo so, lo so, lo so. Ma Guido, e, e lo so, Guido, non ci vuole bene, che dobbiamo farci? Io me ne farò anche una ragione ormai, è da parecchio che il direttore di tutto sport non ci ama, e Va bene. È noioso, ma soprattutto riduttivo. Che il dibattito sulla Juventus si concentri e si polarizzi esclusivamente su Massimiliano Allegri. Per quanto un allenatore sia importante all'interno dell'ecosistema di un club e incida in modo piuttosto diretto sulla squadra, siamo arrivati al paradosso che tutto quello che capita alla Juventus sia merito o colpa di Allegri e soprattutto che un ritorno al successo dipende esclusivamente dalla sua cacciata o dalla sua conferma. Ecco, questo qua però la cosa che mi fa ridere è che lo scrive e la stessa faccetto sarà Allegri a scegliere a, a scegliere, cioè capisci? Mm. Cioè, nella pagina lui dice, sarà a scegliere, nella prima pagina c'è scritto futuro decide lui, no? Però, però sbaglio io. Cioè, prima dicono che la Juventus è in mano sua, c'è scritto, e leggete, vedete, non mola e ha la Juve in mano. Però poi nella pagina successiva c'è scritto, e eh no, però, non è che dipende da lui se vince o perde, <ride> fa tutto eh, lui, fa. Ma... Ma... Fate tutto voi. Non, non, non lo so. Che cazzo la dobbiamo prendere? Vabbè, andiamo avanti, andiamo avanti. È vero, ecco, è vero, Allegri in questo momento è l'uomo più forte della Juventus. Dalla Mamma scorsa primavera. Che, infatti, appunto. Dalla scorsa primavera, quando ha sfiorato l'esonero, il suo potere all'interno del club è aumentato e si è consolidato. Ma l'idea che sia l'unico fattore determinante per le sorti della Juventus è figlia di quel tipo di semplificazione estrema, così amata da un certo pubblico, sempre meno abituato alla complessità e a ragionare oltre gli slogan, o meglio ancora, gli in o gli out. Eh, tutto questo, ricordo, da parte di chi eh, pensa, che calcio, cioè, pensa che il calcio sia, sia semplice, no? Cioè, la cioè, io sono non amante della complessità, ma devo amare un allenatore che dice da sette anni: Il calcio è semplice, basta passare il pallone a quello che ha la maglietta uguale alla tua. Eh. <ride> Capito? Sono, sono io che sono. Eh. Mannaggia la miseria, Mannaggia la miseria. Uh, e questo sinceramente rende tutto molto deprimente perché toglie il gusto e il senso di una critica costruttiva privato dalle sfumature. Qualsiasi pensiero, anche uno su una cosa semplice come il calcio, diventa un primitivo grugnito di approvazione o disapprovazione perché si deve essere necessariamente po' contro Allegri e perché si deve parlare solo di Allegri come maledizione, stiamo, fa come? Maledizione! stiamo facendo in questo momento pure un altro poco blasfema, maledizione. Oh, te pagano per scrivere, Guido. Te pagano. te paga, ma te pagassero a me per fare direttore di autosport. La Juventus di oggi è un animale strano con molte teste e troppe difficoltà in cui manovrare. Sta riprendendosi dall'amicidiale botta assegnata con chirurgica severità dalla giustizia sportiva. Minchia, proprio Allegri volevano colpire. Ora, allora. oh. sì, sì, il randello il randello che nel calcio italiano diventa spesso scettro: mamma mia, che parole di fuoco! È l'imprescindibile esigenza di rimettere la nave sulla linea di galleggiamento economico, stronca qualsiasi velletta di mercato, vedi le ultime due finestre, e questo incide direttamente sulla qualità della rosa, che è chiaramente, inf che è chiaramente inferiore a quella dell'Inter. Capito? <ride> che... Scrivilo bene, Guido, scrivilo che chiave, chiaramente... <ride> proprio... bruzzi, scrivilo. <ride> Scrivi la voce alta, Guido. Scrivi la voce alta, scrivi la voce alta. lo l'ha cioè, detto lui, hai capito? L'ha detto no, Guido. Se... Hai presente quella scena di Fantozzi no? in cui Fantozzi va dal medico Io mi sento inferiore. Il dottore fa: No, 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 lei è inferiore. Capito? È così. Va bene, va bene, va bene. Uh, dove ero rimasto? Con cui comunque riesce in qualche modo a duellare, facendo di necessità virtù, la nuova Juventus ha varato un progetto basato sui ragazzi della seconda squadra, benedicendo la cocciutaggine di Andrea Agnelli e l'abilità di Federico Chirubini. Stranamente non c'è il nome di signor Tognozzi, non c'è, sembra strano, è andato, eh, è andato via. Tognozzi se n'è andato e non ritorna più. Il treno delle 7:30 senza lui. Vabbè, adesso non è che dobbiamo stare fare pure la polemica se non c'è no, scritto Tognozzi no. Però, però, me se... però no, secondo non me, suggeriamo. no, no, ma credo che, credo che il Diz l'abbia portato con tutto il rispetto ah. a Tognozzi e non Cherubini. Sì, sì, sì. Eh. Sì. Mi sembra, no, vabbè. Ma per un grande club puntare sui giovani è come prendere una statale, tutte curve, al posto dell'autostrada. Il panorama dà soddisfazione, ma ci vuole pazienza e la velocità è quella che è. pensa che, che hai visto che paragone ha fatto? Che poi, anche poeta, anche poeta. Il direttore, del direttore non, non a caso, eh. si paga, di fa di tu l'hai pagato. Perché poi arrivi a giocarti una partita a scudetto a San Siro e scopri la dura verità: i più esperti fanno scomparire <ride> dal campo i più giovani. E non è questione di tattica, perché si può parlare no. allo sfinimento di altezza della squadra, di pressing, di aggredire alti, sovrapporsi sulla fascia di inserirsi negli spazi, ma tutto si cancella quando il ruggito di San Siro e la pressione della partita rapisce cuore e cervello di un ventenne che è la prima volta in quelle, che è la prima volta in quelle infernali circostanze. Ma che cosa stai commentando? Insieme. Ma cosa stai commentando? <ride> ma cosa commenti? Ma cosa commenti, cazzo. Cioè, proprio guarda. Cioè, quindi, quindi, se la giocavamo in casa sta partita come andava a fare. Infatti, in, ca in casa una casa, uno in casa abbiamo prezzato, È vero, è vero, ha ragione. Allora, allora, allora ha ragione, e allora c'ha ragione. Ha ah, segnato sì. San Siro ha segnato. <ride> e questo non significa dare colpa ai giocatori e salvare Allegri dalle sue responsabilità, ma considerare un fattore che domenica a San Siro è pesato tantissimo nel primo tempo, cioè cosa il pubblico? Qual è il fattore? Poi abbiamo dei giocatori che si sono giocati dei mondiali, cioè Szczesny, che, che quante partite ha fatto in quanti stadi, Danilo, Danilo giocava al Real, Danilo giocava a Rabiot. Vlaovic no. ha giocato ai mondiali l'anno scorso, sì, sì. no? Sì. Contro il Brasile. Locatelli, Locatelli ha vinto un europeo. Ah, ah, no, Locatelli lo, ha vinto, Locatelli e Chiesa hanno vinto un europeo a Wembley contro l'Inghilterra con 70.000 inglesi proprio con respiro addosso. Con respiro addosso. Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Perché sicuramente Allegri dice: ha sbagliato qualcosa nel preparare l'aspetto emotivo della partita. Perché guai a parlare mai di calcio emotivo, eh, marca puttana con l'inter. E più in generale li, li si può muovere appunti sull'atteggiamento rinuncio ad del primo tempo che lui stesso non voleva e non aveva programmato. Capito? Lo, lo, lo programma prima lui telecomandando, dice: Puff. Ma, ma dai, ragazzi, come se, come. A me questo è un insulto. Mi permetto di rantare qua per ranto un po'. Guido, ma chi vuoi prendere in giro? Ne parlavamo anche ieri qui su questa live, no? Allegri con i in campo, Douglas Costa con Manzukic che dira, Pianic faceva le stesse. Juve Napoli del 2018, parliamo della bellezza di sei anni fa. C'era la, la, la squadra più esperta delle squadre esperte in Serie A. Eppure le abbiamo viste lo stesso, queste partite. Ma perché ci devi prendere in giro? Allegri, se c'è una cosa che. È un pregio, no? Di questo dibattito su Allegri. perché di Allegri noi sappiamo tutto. Sappiamo tutto sulla sua vita privata. Sappiamo tutto su come allena. Ci impariamo a memoria le sue frasi. Sappiamo a memoria le sue conferenze. Sappiamo i suoi tic nervosi. La giacca. Il Minnesota. La passione per i cavalli. Quella per le donne. Quella per il gioco d'azzardo. Spero che, non, come dice Sergio, non si giochi alle bullette. Anzi, no, sicuramente non se le giocherà. Ma vuoi veramente, dopo otto anni di allegrismo. 10 se consideriamo anche i due anni in cui non c'era e che era comunque dentro nelle nostre teste, non conosciamo come allena. Guido, 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 guido. andiamo avanti. Uh, ma il Meazza si è mangiato tutto il coraggio dei suoi, ancora l'effetto pubblico. Tra no. l'altro cito, an cito Andrea Pirlo, Italia-Svezia, 0 0 a Pirlo prima della partita gli dicono beh ma allora che effetto fa avere tutto San Siro a vostro favore, prima della partita eh, Italia-Svezia, risposte di Andrea Pirlo io non ho mai visto San Siro che segna un gol eh. Guido sì Guido sì, gol di gatti in realtà è gol l'ha fatto, San di gatti. Siro. Ha fatto il bambino di... Filtorio il bambino Filippo quello il bambino interista. Filippo che adesso ha 30 anni penso. giustamente ha 30 anni certo. <ride> ehm... Ma anche ridurre la critica agli zero ti rimporta è sterile. Quanto il numero in sé, perché il primo deputato a tirare, Ducian Vlaovic non è stato capace di tenere la testa nella partita. Anzi, di mettercela. Guarda, qui, vedi com'è piccato. Appena si parla di Vlaovic, gli è piccato, Guido. Fateci caso. Entra nervoso. L'arbitro Maresca lo retrarguisce dopo un'entrata scomposta minacciando la alla successiva interperanza. E lui che fa? Dopo una manciata di minuti protesta platealmente e si becca il più stupido dei gialli, aumenta la sua agitazione, ma ancora una volta questo non vuol dire bocciare definitivamente Vlaovic, eh? che fino a domenica è stato meritevole trascinatore della squadra, ma provare a considerare tutte le sfaccettature di una partita, gli episodi e i fattori casuali che spesso determinano i risultati nel calcio e quindi i giudizi. Così uno stop sbagliato di Vlaovic fa di Allegri un genio o un deficiente. Guido Vaciago, tutto sport del 6 febbraio ma 2024. Io gli voglio fare una domanda a Guido, ma non è che Vlaovic contro l'Inter entra più nervoso del solito perché magari Guido e tanti suoi colleghi hanno passato gli ultimi due mesi a dire che l'Inter ruba. Quindi magari al primo fischio Forte Vlaovic marzo. sblocca, al primo fischio Vlaovic dai numeri. Chi lo sa? Chi lo sa? Oh, non ho mai visto un controllo sbagliato nella mia vita da sostenitore del calcio. No? Da appassionato di calcio, un controllo sbagliato. Oh, lo diciamo. Ha sbagliato il controllo, si può dire, no? Penso che non ci sia dubbio che abbia sbagliato il controllo. Se io dovessi dare un voto alla partita di Vlaovic, non per il controllo, ma anche un po' per qualche reazione che ha avuto. Per... Gli do 5. Dove sta il problema? Che devo fare la difesa dell'ufficio di Vlaovic? Li do 5, 4 e mezzo, 5, va bene così non ho mai visto un controllo sbagliato che diventa l'episodio focale della partita, anche perché nella stessa partita Guido Barella sbaglia tu per tu al tiro al volo con Cesny che fa una gran parata Arnautovic sbaglia un gol a quasi a porta semi vuota, e l'Inter sbaglia altre occasioni da gol parliamo più di un episodio se dobbiamo essere onesti la partita deve finire 4-1, 3-1 3 a 0, 4 a 2, 3 a 0, 3 0. No, ma mettiamo che avesse segnato quel controllo a zecca, tira e fa gol. Cosa c'è? Cioè, fosse stato... Te lo ricordi? Te lo ricordi? Quel gol mangiatissimo, se non ricordo male, da Chic? Quello lì, mortando... Certo, come no, eh. juve Roma? Cioè, no? Allora, fosse stata una cosa così, no? In cui veramente tu sei a tu per tu con il portiere e anziché fare gol la scaraventi contro il portiere. Fosse stato quello io posso ancora capire, ma se tu vai a rivedere, è un'azione normalissima. C'è cioè una leggera, leggera superiorità numerica, perché se non sbaglio quelli dell'Inter sono in tre, ehm, scusami, in due e noi siamo in tre. McKenny secondo me, secondo me. Ritarda il passaggio perché secondo me McKenny ritarda il passaggio. Vlaovic sbaglia l'aggancio, la palla esce. Ma ragazzi, ma, cioè, ma scusate, ma, ma McKenny, quante palle dovrebbe dargli a Vlaovic in partita? Gliene dovrebbe dare quattro così, non una, che poi facciamo veramente il, il processo a una azione, il processo su un errore, ma. Ma perché? Ma che cazzo... Allora, Fabio, o, o stanno facendo, iniziando a fare un po' di, diciamo, di manipolazione della... Manipolazione della... Non so come, si, come, come dire. Perché devono farci magari digerire la cessione in estate e allora cominciano a, farci, cominciano a dirci che è un bidone. Boh non lo so perché se no davvero io tutto sto accanimento ieri mi hanno fatto vedere ieri ho visto una clip dove a un certo una clip della premier c'è una specie di mischia in area forse su calcio d'angolo oland nella nell'area oland eh, Oland non scamacca oland nell'area piccola nell'area piccola alla palla e, e, e anziché fare gol la scaraventa altissima e sbaglia un gol che avremmo fatto anche io e te ma Holland quindi diventa un bidone, non mi pare, boh. non mi pare. Eh, però però vedi, vedi, se tu fai calcio, un calcio, io lo chiamo stitico, un calcio stitico, offensivamente stitico, e le tue occasioni sono contate, ma nemmeno su un palmo di una mano, ma sul palmo di una mano eh, di, un, di un ragazzo che gioca con i botti a capodanno quindi senza un, qualche dita che manca, eh, no? È ovvio che tu poi conti l'occasione. Io, ragazzi, vi riprendo un tweet che ho fatto dopo... Ovviamente lì mi sono beccato l'insù, perché ovviamente non è che si può essere sereni. Oggi, no, tutti incendiari. Poi, quando si scrivono certe cose, durante... Eh, le, quando le cose vanno bene, eh, poi lì la critica non la puoi fare. Guardate un po'. Io avevo scritto il 17 gennaio, non per flexare me stesso, ma perché è un pensiero che che avevo anche espresso qui live 17 gennaio e eh, il giorno dopo Juventus-Sassuolo scrivo mm. questo perché sapevo che sarebbe accaduto lo sapevo mettiamo un minimo in chiaro le cose ieri Vlaovic fa due prodezze con due tiri da fuori area uno sul calcio da fermo te lo ricorderai la doppietta contro il Sassuolo bellissimo, sì, sì. bellissimo. bellissimo. io scrivo di occasioni nitidissime non ne avete avute manco ieri e non sempre questo tipo di conclusioni, soprattutto da fuori area, andranno in rete. Non è, spero che non segni. È, Gesù Cristo. è un se dato è statistico, Cristo. certo. Eh, se avrà, spero di no, per lui, delle settimane in cui sarà in difficoltà, eh, eh, non riuscirà a segnare sulla base di due palle gol sporche. Se gli va bene, a partita non ricominciate mica a rompere le scatole, giusto? Ovviamente non vi rispondo alla prima risposta che è stata questa. Ve la ricordo, Azim 2.0. Non c'è scritto un cazzo, vabbè. È eh, questa qui. È la grandi argomenti. Però, sì, grandi argomenti. Grandi argomenti. So, 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 come, al so, come al solito, come al solito so, fast forward due settimane dopo. Due settimane dopo, ci risiamo. Ci risiamo. Ma scusate allora, due occasioni a Lecce, due gol. Due occasioni col Sassuolo, due gol. Due occasioni ha contro il Frosinone un gol. Prima ne sbaglia una e poi segna l'altra, me lo ricordo. Ma mi trovate un attaccante che con questi numeri eh, possa, possa andare possa durare tutta la stagione? Due occasioni un gol, due due gol. Esiste. Ma chi è? Ma non esiste Ma chi è? Fabio. Non esiste. Cioè, io vi sfido a prendere, eh, a prendere le statistiche di un attaccante che abbiamo amato, che era un rapace della rigore della Juventus degli anni 2000. La Vitrese che che segnava, certo, Trese che sbagliava anche, mm -hmm. Trese che ogni tanto sbagliava pure. Aveva cinque occasioni, quasi tutte mm -hmm. dall'area piccola, tra l'altro, la perché a Treseghe che non gliela devi dare al limite dell'area che lui tira a giro, non è quel tipo di attaccante, è un attaccante che va servito con un cross soprattutto di testa e poi lui la, la spinge in gol. E allora... Che facciamo? Era, era scarso Trezeghe. Sento parlare di Higuain. Higuain aveva il pallone, eccetera. I Higuain. Sentite quello che dice Higuain su Allegri. Dopo il, dice: Io poi ero costretto a fare la mezzala, il regista, eh, la mascotte, eh, il difensore. Parle, vogliamo, non non mettiamo, mettete in mezzo nomi e circostanze che non riguardano. La verità, guardate amici allegristi, fate una brutta figura. Fate una brutta figura. Fate una pessima figura. Non vi conviene. Non vi conviene. Credetemi, non vi conviene. Va ehm, Allora, allora, Osimè, l'anno scorso ci dicono è stato l'attaccante con più gol mangiati all'anno. Eppure qualcuno discute il valore di Osimè, ma è ovvio, ha più occasioni. Ma, ma... Grazie al cazzo. Grazie al cazzo. Grazie al cazzo grazie al cazzo grazie al cazzo va bene va bene va bene leggiamo anche qualche commento la buttolina nel calcio episodio di Vallegrano sai già che la Juve al massimo avrà due o tre occasioni una partita certo in questo tema l'occasione di Lave ci pesa come un macigno ovviamente non è per nulla grave il fatto che la Juve non faccia nulla in campo per quasi tutta la partita eh Alessà che dobbiamo farci c'è una sub anzi credo due sub no una 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 però ragazzi dai arrivassero un po' di sub dai Ringraziamo Magrino 68, livello 1, 22 mesi. Siamo a quota in questi primi sei giorni di febbraio. 76, 76, 150. Noi faremo queste live più da domani anche di Sanremo. Diretta giusto per divertirci con la nostra community, invitiamo anzi ad iscrivervi al Fanta Sanremo di live Bianconera, la Lega si chiama Fanta Sanremo LB. Iscrivetevi, fate in tempo fino a stasera, scegliete i vostri anche se non sapete le regole, se non sapete chi canta, chi se ne frega. È un modo per stare insieme e per divertirci. Che ve ne tanto non si vince niente. Sono chiuse le iscrizioni? Eh, vabbè, sono chiuse le iscrizioni, Spam. molto bene, molto bene, molto bene. Molto Io molto mi bene. sono iscritto, eh, Fabio. Chi fine. hai scelto come capitano? Chi hai scelto? Allora ho preso D'Argen. Poi, preso... <ride> <ride> poi ne ho preso o, um, mi sembra, o Annalisa o Emma. Non mi ricordo. Eh, una delle due. Poi ho preso Clara perché costava poco. E un altro di quelli che costavano poco, tipo. Che se non sbaglio erano a X Factor o quest'anno o, o l'anno prima. Quelli che I si Santi Francesi. I... Bravo, sì. quelli lì. E poi non mi ricordo, eh, Big, Mama, Big Mama, mi piaceva okay. il nome. Mai sentito una canzone sì. Nessua, sì. né sua né di Clara, cioè veramente proprio. Chi è Clara? Fabio? Virmone fa la Sanremo Next Gen, ci dice. Eh, Ma mi, dici chi è mi dite voi giovani chi è? Ma non lo so chi cazzo ah, sia, verrà da Sanremo Giovani. Va bene, ah. allora intanto io la mia squadra l'ho chiamata Galipoli. Bene molto, <ride> bene, molto bene, molto bene, molto bene. Allora leggiamo Anto Born e poi andiamo su altri argomenti. Secondo voi, sapendo che è impossibile, quante possibilità ci sono che Max Schieri a carazzidolare? Perché è impossibile? Contaglio. Tantissime. Ma te, ma... Sì. Uh, contro l'Udinese. Tantissime. Secondo me, tantissime, Fabio. Ma eh, se non perché? lo metti contro l'Udinese, quando lo metti, scusami. Eh. Per lui l'Udinese è, fondamenta è fondamentale. Per lui l'Udinese è fondamentale. Per lui. Sì. Ma l'Udinese in casa. <ride> L'Udinese in casa. Eh, io in alzo casa. le braccia. Allora, io alzo veramente le braccia, ragazzi. cioè Io alzo veramente le braccia. Dai, va bene, va bene, va bene. Se non lo allora il, il dove lo mette Fabio? Quando contro il Cagliari e eh, magari... basta? Sì sì, 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 quando ci sarà la Coppa Italia, un po' di partite no. più ravvicinate, come in Coppa Italia, ma no in Coppa no, Italia. non no. i titolari. No, dico magari nel turno prima o dopo la Coppa Italia ci sono ah. un po' di partite ravvicinate. Allora magari lo può mettere. <ride> Vedremo, ragazzi. Scopriremo, dato la partita è lunedì. La partita della Juve è lunedì. Quindi, dato che la partita è lunedì, noi oggi diamo spazio ai nostri editorialisti che ci sono più vicini. Eh, abbiamo letto Baciago nelle. Ne